appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. È un modulo perfezionato nell'epoca d'oro del calcio inglese. Non passa davvero mai di moda e ne esistono diverse varianti. Punta tutto, quasi, sul gioco sulle fasce. Per questo si ha bisogno di terzini non solo dotati dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. Diamo il via alla partita. Danilo. Prova la giocata nello spazio. Può provare. Grande occasione ma palo. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Cerca un compagno. Prova a passare con un pallone profondo. Balotelli! Buca la rete! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Tenta la conclusione e insaccano. Sembrano avere il totale controllo della gara. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Pallone lungo, traversone in arrivo e il difensore respinge. Cerca un compagno. Dybala cerca spazio, pronto al tiro, palla dentro, c'è il gol. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Attenzione! Dentro il pallone, colpisce! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Cerca il passaggio profondo. Bernardeschi riceve in posizione interessante. Va al cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ecco Dybala. Può andare in rete. Prova la giocata nello spazio. Ecco. Ottima parata del portiere. Palla allontanata senza troppi complimenti. La Juventus si affida parecchio al gioco aereo. Cercare spesso il cross ti solleva anche dalla responsabilità di creare una manovra elaborata. Finché è un attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Khedira
Tentativo di allungare il gioco. Bernardeschi prova il filtrante. Ecco il tiro! 3-1 e siamo nell'intervallo. Una partita divertente e, credetemi, ancora in qualche modo aperta. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ecco Dybala. Cristiano Ronaldo prova a passare con un pallone. Cristiano Ronaldo! Il pallone è dentro! Ottimo scambio, si vede che questi due giocatori hanno una grande intesa. Balotelli prova la giocata nello spazio. È buona, si gioca! Cerca un compagno. C'è il tiro! E il portiere dice di no. Bell'anticipo, pericolo sventato. Cristiano Ronaldo. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Cristiano Ronaldo. Si libera alla grande. Conclusione. Sono andati veramente vicini al pareggio. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. Cerca di lanciare il compagno. Ecco Dybala. Paolo Dybala. La gioca sulla destra. Prova la giocata nello spazio. Ottimo. Chance per tirare. Va in rete. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato una sua mossa falsa prima di gonfiare la rete. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Balotelli. Ottimo, dai e vai. Cerca spazio. Qui c'è. Il portiere si oppone. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Tante emozioni, ma nessun vincitore alla fine di una bella partita. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Il Brescia può imparare tanto da questa gara. Dovevano soccombere sotto ogni aspetto e invece hanno opposto grande resistenza. Possono essere orgogliosi di come hanno giocato. Non ci resta più molto tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Sono io che ringrazio te, Fabio.